riparto qui da lei, abbiamo pochi non minuti. Non ho capito se c'è un piano di nazionalizzazione per tutte le aziende proposto da Cremaschi, in ogni caso il per piano invece del Green Deal, il comunismo reale, è caduto il muro qualche anno fa, la cosa 30 anni fa, 50 voi la, muri, cosa, la cosa, allora, invece appunto il piano di investimenti previsto nella legge di bilancio è un piano di investimenti molto serio e di sostegno alle imprese, esatto, che devono appunto accompagnare, lo Stato vuole accompagnare la transizione ecologica per arrivare alla completa decarbonizzazione del sistema entro il 2050. Ci sono finanziamenti proposti dalla BEI che appunto smetterà, come ha già annunciato, che diciamo privilegeranno i finanziamenti chi diciamo mira alla sostenibilità ambientale, mettiamola così. Le imprese 2050. E chi lavora nelle imprese non può essere lasciato solo ad affrontare la transizione. Per questo è importante sostenere le imprese e i cittadini verso un'economia sostenibile e circolare. Ci sono nel piano Industria 4.0 investimenti per cambiare completamente linee produttive. Questo è fondamentale per settori strategici per il nostro paese, come per esempio l'industria dell'auto, come per esempio che dobbiamo portare all'elettrico. E così per moltissime altre aziende metalmeccaniche e manifatturiere del nostro mi pare paese. Che negli emendamenti chiede una riduzione della plastic tax, della sugar tax, insomma c'è una discussione. Guardi, penso all'Emilia Romagna, noi abbiamo moltissime aziende che lavorano nel settore del packaging, ma innanzitutto la cosa che vogliamo sottolineare è che non è destinata quella misura all'export e il 70% del packaging emiliano-romagnolo va all'estero. Allora, ci sarà un accordo in maggioranza che aiuterà a far diventare graduali queste misure. Questo è importante perché la domanda che faccio della vedo